Abbiamo dato 2.000 euro di contributo e sono arrivati davvero, non come promessa, a 130.000 piccole imprese della Regione Campania. 60.000 contributi di 1.000 euro ai giovani professionisti con un fatturato sotto i 35.000 euro. Stanno arrivando i bonus alle famiglie che hanno bambini sotto i 15 anni. E soprattutto abbiamo fatto una cosa di cui essere orgogliosi, abbiamo raddoppiato le pensioni al minimo, quelle di 450 euro, portandole a 1.000 euro. Abbiamo cercato, per quanto possibile, parliamo di 1 miliardo di euro, di dare una mano a quelli che hanno sofferto di più nel periodo di crisi. È chiaro che adesso dobbiamo creare economia, creare lavoro, ma vi ripeto, la precondizione è difendere la sicurezza del nostro territorio. Questa mattina il governatore De Luca qui a Baronissa, alla presenza dei sindaci del territorio, dell'assessore regionale Matera e anche di diversi consiglieri regionali, ha inaugurato la città della medicina. Qui con noi il consigliere regionale Picarone. Una giornata importante, storica per Baronissa e la Valle dell'Irno. È un nodo strategico Baronissa per lo sviluppo del territorio, non soltanto della Valle dell'Irno, perché è il crocevia di vie di comunicazione importanti per l'Irpinia, per Napoli, per Salerno. Quindi è veramente un punto fondamentale, e la Regione Campania per Baronissa ha avuto sempre una grandissima attenzione, sia con il finanziamento di arterie viarie importanti e infrastrutture importanti come il raddoppio della viabilità, come una serie di interventi strutturali e strategici. Baronissa ha una sua dinamicità come amministrazione, è reduce dall'approvazione del PUC, ci sono tutte quindi le condizioni perché qui si accoglie la sede della parte scientifica della Facoltà di Medicina e dell'Università degli Studi di Salerno. Questa sinergia tra ricerca, come è stato detto, spin-off e start-up di imprese, oggi trova una realizzazione con un centro biomedicale privato. Quindi significa che cosa? Che i privati hanno attenzionato questo territorio per farne sede dei propri investimenti. Quindi questo significa sviluppo e lavoro, e l'amministrazione è stata capace di recepire tutto questo, e credo che i progetti dei prossimi anni, soprattutto di ricerca, che ha preannunciato anche il rettore della nostra università, significheranno parecchio per il futuro dei nostri giovani. Vi chiedo soltanto di essere prudenti. La mascherina, anche quando non sarà obbligatorio, teniamola. Basta avere la mascherina, mantenere un po' la distanza. Non fate come quei pinguini che hanno la mascherina, poi quando parlano in maniera avvicinata se la tolgono. E che te la metti a fare? La mascherina serve proprio quando parli da vicino, perché si trasmettono le goccioline di saliva. Quando stai lontano la procura toglie, ma è allora che serve la mascherina, quando stai a parlare in maniera ravvicinata. Allora le mascherine, lavarsi le mani 20-30 volte al giorno, non vi preoccupate, consumate il sapone, è quel tanto di distanziamento sociale.